Buongiorno family, oggi è martedì 18 dicembre, si sta sempre di più avvicinando il Natale. Il tempo è nì, metteci il sole, poi se ne va, non si sa cosa vuole fare questo tempo. Io ho messo a fare una lavatrice dei panni di colore, devo fare una dei capi bianchi, dei panni bianchi e un'altra delle lenzuola. Sì, sono tre lavatrici che devo fare oggi. Spero che questo tempaccio si aggiusti, che esca il sole, così subito faccio, subito si aggiungono e li entro anche per oggi. Incrociamo le dita, speriamo che sì, c'è una bella giornata di sole come a domenica. Sto proprio nel pallone. Ora io vado a fare quello che devo fare perché il letto già l'ho fatto, ho avviato già una lavatrice, per cui mi faccio il resto delle mie faccette domestiche e ci vediamo dopo quanto devo cucinare. Io ho fatto tutto, ho steso una lavatrice di panni di colore, ora ho messo a fare le lenzuola e devo fare un'altra dei panni bianchi. È un giorno di sole e sono contenta che così si asciugano. Io qui sto facendo il menù per gennaio. Ora ve lo faccio vedere. Mi sono un po' anticipata a fare il menù. Ecco qui. Solo qui ho rimasto vuoto la domenica sera, poi vedo. Aspettate, non mette a fuoco. Ecco qua. Mo sì. La settimana, tutti i giorni della settimana, pranzo e cena. Ecco qui tutto. Solo la domenica sera ho rimasto libero perché non ci ho scritto niente alla domenica sera, perché se sabato faccio il papà rustico non ce lo mangiamo tutto perché viene, diciamo, abbastanza sacrante e ce lo mangiamo anche la domenica, per cui io alla domenica, quanto il sabato faccio il papà rustico, non ci scrivo niente, o anzi ora ci metto papà rustico di nuovo alla domenica, che comunque ce lo mangiamo. Io finisco di farmi il mio menù, mi faccio anche la lista della spesa e poi dopo mi metto a cucinare. Noi abbiamo finito di mangiare. È vero, sposo? Sì. Ottimo. E com'è il risotto? Voi l'avete già vista la ricetta del risotto ai funghi? A me mi è piaciuto tantissimo. L'altra volta l'ho fatto senza concentrato e te è venuto ottimo lo stesso. Ma ora,
con un po' di cocciteato mi è piaciuto di più. E c'è una sorpresa, è vero? Sì. Qual è? No. Vedete? Non lo sa nemmeno! È arrivata la stufa! Finalmente! Finalmente abbiamo caricato la pompola e abbiamo acceso la stufa! Perché i termosifoni si scattano tutta casa, però quando arriva la bolletta si riscalda la tasca. Il dillo? Si riscalda la tasca dopo. Arriva un po' pesante la bolletta del gas tenendo accesi sempre i termosifoni, per cui l'ho più per tutta la vita stufa. Però logicamente a me mi serve anche quando mi metto vicino al PC a editare video, a stare là un 30 minuti, 40 minuti ferma e fa freddo, ti concello. Allora così ho la sfetta. Oggi dove andiamo? Fare la spesa. Poi? E poi boh, fare un giro. Per cui? E ora sistemo un attimo la cucina, mi lavo i piatti e poi vi metto in carica, perché mi state lapinciato che siete scariche, family, siete scariche, per cui io lavo i piatti, ordino la cucina e vi metto in carica e domani andiamo a farci le unghie natalizie. Sì, avevo l'appuntamento per venerdì 21 alle 4:30, però come io le voglio con qualche disegno di Natale o un Babbo Natale o l'albero di Natale o i fiocchi di neve, lei a casa ha detto sono un po' più elaborate le tue, vieni domani, per cui domani mattina unghie. A dopo. Noi siamo in macchina, ora voglio andare da Montoro per vedere se ha qualche completo letto carino, poi andiamo a fare la spesa ai PC, perché comunque non lo so quanto me la consegnano la camera da letto. E voglio tenere anche le lenzuole a casa lavate e sistemate, perché se mi dovrebbero chiamarmi all'improvviso, le lenzuole almeno ce l'ho già a casa lavate e belle, perché così ho fatto con il coprimatrasso, me lo sono già lavato. Le coprifete anche me le sono lavate, per cui voglio vedere se c'ha un paio di lenzuola che mi piacciono, così me le lavo pure e quando mi arriva la camera da letto metto tutto nuovo. Raga, non vedo l'ora che mi arriva sta camera da letto, mamma mia. Mennaccia, mennaccia che non ce l'avevo nel mio casino, mennaccia, mennaccia. Perché se ce l'avevano in magazzino, potassi che ora ce l'avevo già a casa. Peccato che non ce l'avevo nel magazzino. Francesca. E noi siamo da Montoro. Siamo tornati ora, siamo andati da Montoro, ho preso un completo letto di flanella, 10 euro, amore, così con i cuoricini,
e abbiamo preso un colore che si abbinava alla nostra camera da letto. Si sente che è flanella questa, non è come gli altri di cotone. La marca è sempre la stessa, da quanto l'ho provata, che mi piace che il lenzuolo di sotto, quelli con gli ancoli, il materasso me la avvolge proprio bene. Mastro bianco, come ve la posso far vedere la marca? Aspettate, ora ve la faccio vedere. Quindi qua, allora, perché comunque le devo lavare in modo tale che quando mi arriva la cameretta a letto tutto lavato, che ho lavato con i materassi, coprifete, poi ho lavato anche questo tranne la trampuntina, quella non l'ho lavata. Eccola qui, non si vede una cippa. Mastro bianco e le lenzuola sono così, sono super super fantastiche. Allora queste le devo lavare e le mettiamo qua. Poi sempre da Montoro, che si è messa a 20 si è prodotti per casa, che di tessivo abbiamo preso questi tovaglioli 1,50 euro rossi per Natale. Abbiamo preso questi 3 pari di calzini fantasmini per me 1,50 euro. Sono un po' i colori forti, ma in metà il bianco non è che tanto mi piace, e ci sta il giallo fluo, arancione fluo e verde fluo, e questi 2 euro, 5 pari di cassini per mio marito, sempre da Montoro. E ascoltate bene sta cosa, sempre da Montoro abbiamo preso il bastone, finalmente. Allora, qui ha questo disegno con queste foglie, è un colore oro, oro rame, non so definirlo il colore. Qui alle alla foglia, e stessa marca delle lenzuola, un mastro bianco, stessissima marca. E udite udite, ancora un'altra cosa, il prezzo l'abbiamo pagato 5 euro, ragazzi, ragazze, l'abbiamo pagato 5 euro questo magnifico e stupendo bastone da Montoro. Super contenta. Poi sono andata a prendere il detersivo, finalmente non me lo sono dimenticata, e ho preso Finish liquido per lavastoviglie detergente, il sale per la lavastoviglie, emulsio mangiapolvere vaniglia e tè bianco, che tra quella blu e quella rosa, questa è la mia profumazione preferita.
e mi piace tantissimo. È uno straccio pavimenti. Poi sono andata all'IPC, rullo di tamburi, sono tornate le mie capsule. L'anno scorso non lo so chi disse, mo sempre con queste capsule, sempre con queste capsule. Ora sono tornate le mie capsule a cappuccino. Per la mia dolce macchinetta Nescafè Dolce Gusto avevano solo queste qua a cappuccino e abbiamo preso queste. Poi mettiamo su internet il sito che gusto hanno e il prezzo che hanno. Logicamente ci dobbiamo anche passare con la spedizione. Sono andata a IPC, e abbiamo preso questa veste di manzo al forno per stasera. Questa la dobbiamo mettere soltanto nel pane e ce la mangiamo. Questa non fa cotta perché è già cotta. Pane, caffè motta, latte, panna, cuccia, fiorucci, prosciutto cotto, stelli. Poi fagioli, pollotti, questa qua va in frutta per domani che faccio la messicana, e tortellini al prosciutto crudo. La cinametta e biscotti per mio marito nel latte. Poi sono andata da un mio amico macellaio e abbiamo preso le salsicce sempre per domani che devo fare la messicana. E ora metto un attimo a posto tutta questa spesuccia e poi iniziamo a preparare la cena. Non è che la devo preparare, perché come ho letto questa è la festa di tacchino e non fa cotta, la festa di manzo e non fa cotta perché c'è cotta. Dopo l'abbiamo e vediamo. Io ora metto a posto tutto questo, metto a lavare anche le lenzuola, così per quando arriva la cameretta a letto non vedo l'ora che la vedo e che ve la faccio vedere anche a voi questa camera da letto, com'è bella. Bampe, bampe alle ciance, metto i notti nella spesuccia. Noi abbiamo mangiato, mi sono lavata anche il lavello e i fornelli, ho messo a fare anche la lavastoviglie. Mi sono dimenticata prima di dirvi di commentare giù nei commenti se vi piacciono le cose che ho preso, se le lenzuola che il pastone. Ora mi faccio il cappuccino perché abbiamo mangiato 2 ore fa e mi quarto un'amica geniale. Sì. Il signor marito sta là, eccolo là, eccolo là, eccolo là, eccolo là. Per cui mi guardo l'amica geniale e mi cotto il mio
cappuccino attorato. Ora abbiamo anche la stufetta che ci mantiene pelli caldi, top, per top. Noi ci siamo continuati a guardare l'ultima puntata dell'amica geniale, che devo dire la vita, mi sta piacendo tantissimo. Un po' me ne dispiace che è l'ultima puntata stasera, perché più la guardo e più mi appassiono a queste cose del Napoli di una volta, ai tempi di guerra. Comunque sono storie che sono veramente successe e top. Ma logicamente anche un parere di un uomo, perché anche mio marito si è appassionato a guardarla con me. Ciao a tutti. No, è un bel film, parla un po' della storia vecchia, del passato, di come è cresciuto l'Italia. E poi come le stesse cose che vi ho detto io, mi piace che comunque erano tempi dove le portavano rispetti per i genitori, era tutta un'altra epoca, non è l'epoca che viviamo noi oggi. È un'epoca dove non ci esistevano telefoni, PC, niente di niente, e si viveva meglio secondo me. Comunque, noi ora ce la continuiamo a guardare. Io vi mando un bacio, ci vediamo domani in un nuovo vlog. E nulla, family, domani venite con me che devo andare dall'estetista, perché avevo l'appuntamento venerdì. Però come le voglio con qualche disegno o qualche albero o qualche Babbo Natale, ho fatto le sono un po' più elaborate per farle. Vieni domani che ho più tempo libero. Allora, ne approfitto, vado domani mattina a farmele. E nulla, family, noi ci vediamo domani con un altro vlog. Ciao!